Guidare un'auto col cambio automatico ormai è diventato abbastanza comune, sono tante le automobili che lo hanno in opzione o che comunque ce l'hanno addirittura di serie. In questo video voglio vedere quali sono i 5 errori da non fare col cambio automatico e prima di cominciare vi ricordo di iscrivervi al nostro canale perché così non vi perderete tutte le nostre prossime recensioni e i nostri approfondimenti e sul nostro sito troverete tutte le informazioni sulle vetture che hanno il cambio automatico o che possono prevederlo e anche molto di più in realtà. Qui su sul link in alto a destra o qua sotto in descrizione accederete direttamente al nostro portale. Il primo errore da non fare è mettere in folle il cambio in movimento. Qui si potrebbe pensare che magari si risparmia carburante, perché in effetti non avendo freno motore la vettura prende velocità e quindi poi quando si incontra successivamente alla discesa un punto pianeggiante o in salita comunque si risparmia in effetti carburante, si va a sfruttare più l'energia cinetica. In realtà è completamente l'opposto, cioè gli iniettori di carburante vanno a iniettare benzina per mantenere in movimento il motore e mantenerlo sempre acceso. Quindi se voi andate a mettere la folle, il motore dovrà per forza iniettare benzina all'interno della camera di combustione, quindi all'interno dei cilindri. Al contrario, se voi lasciate la marcia innestata, di fatto gli iniettori si spengono e la vettura manterrà in movimento il motore tramite il trascinamento delle ruote, proprio perché la frizione sarà comunque in contatto con il resto della trasmissione e quindi non ci sarà bisogno di iniettare benzina per tenere in movimento il motore. Un altro aspetto importante è che se si mette in folle in movimento la vettura poi non è più controllabile dal conducente tramite l'acceleratore. Certo, i freni, lo sterzo rimangono comunque attivi e si possono utilizzare, però ha senso avere comunque il motore sempre attivo anche in termini di sicurezza. Il secondo errore da non fare è pensare di poter cambiare marcia quando la vettura è ancora in movimento. A cosa mi riferisco? Più che altro non tanto al cambio marcia prima, seconda, terza, quarta, ma più che altro al cambio tra marcia avanti e marcia indietro. Quando nei parcheggi ad esempio o in tutte le manovre molte persone lo fanno, semplicemente prima ancora di fermarsi vanno a innestare la marcia avanti o indietro per continuare la manovra. Questa è una cosa che è meglio non fare ovviamente per non andare a stressare gli organi della trasmissione. È sempre meglio ovviamente, come potete immaginare, utilizzare i freni per fermare la vettura e non il cambio. Il terzo errore da non fare col cambio automatico è mettere in folle nel traffico o comunque in quelle situazioni in cui la sosta è prolungata, ad esempio a un semaforo oppure in coda. Perché questa cosa non va fatta? Anzi, in realtà, perché le persone pensano spesso che si debba fare? Perché va comunque a alzare le temperature della trasmissione, va a sforzare il cambio. In realtà questo non succede minimamente. È vero, sì, può esserci qualche movimentazione della trasmissione all'interno di alcune componenti che possono andare ad alzare un po' la temperatura, ma sono tutti comunque componenti pensate apposta per quello. Sono pensate anche per lavorare in tutto il mondo, anche in situazioni in cui la temperatura esterna è molto alta, quindi qua da noi i problemi non ce ne sono. Pensate semplicemente alla temperatura in alcune zone del mondo, sono gli stessi cambi pensate anche per operare lì, quindi non c'è davvero nessun problema da questo punto di vista. Tra l'altro la frizione non si usura perché la frizione comincia ad attaccare al resto della trasmissione nel momento in cui lasciate il freno o comunque nel momento in cui cominciate a premere l'acceleratore. Quando siete fermi l'automobile non va ad usurare la trasmissione. Nelle manovre spesso un altro errore che si fa è mettere in P prima che la vettura sia completamente ferma, cosa che non va assolutamente fatta. All'interno della trasmissione un dente di fatto va a bloccare la trasmissione nel momento in cui mettete in P. Cosa succede però? Che ovviamente serve comunque avere il freno a mano o comunque rallentare la vettura del tutto, perché se voi andate a frenare la vettura, a fermarla utilizzando quel dente, quella componente può andare a rompersi alla lunga dopo tanti anni di utilizzo. Quindi assolutamente utilizzare i freni per fermare la vettura e poi successivamente mettere il freno a mano. Tra l'altro questo punto ci porta all'ultimo punto, il quinto, che è sempre comunque legato proprio all'utilizzo del freno a mano. Il quinto punto infatti è il non mettere il freno a mano. Appunto, la vettura sta ferma mettendo in P, però è anche vero che bisogna utilizzare il freno a mano per avere una certezza in più, se è quella che la vettura non verrà mossa, perché il freno ha comunque maggiore capacità di bloccare la vettura sia in termini di sicurezza che anche per la resistenza proprio della trasmissione. Non ha senso utilizzare un elemento della trasmissione come freno a mano, quindi assolutamente mettere sempre il freno a mano ogni volta che si lascia la vettura parcheggiata. Tra l'altro molto spesso le vetture di oggi lo inseriscono in automatico, proprio a sottolineare questo aspetto per evitare che ci siano problemi. Spero che questo video vi sia piaciuto e sia stato chiaro. Vi invito ad iscrivervi al nostro canale per non perdere tutte le nostre prossime recensioni e gli approfondimenti. Vi avviso già che nelle prossime settimane ne usciranno veramente di pazzesche, quindi mi raccomando, seguiteci. Ci vediamo alla prossima, sempre con Serie K. Ciao a tutti!